La dieta chetogenica è una nuova frontiera nell'utilizzo della dieta nel campo oncologico. È nata negli anni 90 con gli studi sulla riduzione dell'apporto calorico nel paziente oncologico e poi si è evoluta fino all'utilizzo di diete chetogeniche, soprattutto nei tumori dell'apparato neurologico a livello dei tumori del cervello. Quali sono le premesse teoriche della dieta chetogenica? Beh, le premesse teoriche derivano da questo effetto Warburg, che è l'effetto sulla inibizione dell'utilizzo da parte della dieta chetogenica e dei corpi chetonici, del glucosio a livello della cellula tumorale. Se io tolgo il glucosio alla cellula tumorale, tendo ad affamarla e quindi a ridurre la sua moltiplicazione e a ridurre il danno cellulare del tumore. I primi esperimenti, chiamiamoli così, sull'utilizzo della dieta chetogenica sono stati fatti soprattutto sui topi affetti principalmente da tumore pancreatico, in cui si è visto che la dieta chetogenica, che è una terapia di supporto e non una terapia unica nell'ambito della cura del tumore, veniva utilizzata in associazione alla chemio, alla radioterapia. Si è visto che questa associazione aumentava l'effetto della chemioterapia perché rendeva le cellule tumorali più sensibili alla chemioterapia o alla radioterapia, ma rendeva contemporaneamente le cellule sane molto più resistenti agli effetti della terapia oncologica. E quindi si è visto che poteva avere un utilizzo importante come adiuvante della terapia oncologica. Dagli studi sugli animali, che sono attualmente considerati degli studi quasi definitivi nell'ambito dell'oncologia e del trattamento con dieta chetogenica, si è passati agli studi sugli umani. Attualmente ci sono 24 trial in corso negli Stati Uniti, di cui una parte sono terminati, di uno sono stati presentati i risultati, con dei buoni effetti, con un aumento della sopravvivenza media di tutti i pazienti, anche se era un trial che non prevedeva come outcome primario la sopravvivenza, ma la qualità di vita dei pazienti. E recentemente sono uscite tre review nel 2017 e tutte e tre le review concludono dicendo che l'utilizzo di dieta chetogenica nel trattamento dei tumori può essere considerata, o addirittura dovrebbe essere considerata, quasi routinaria nel campo dei tumori, in stadio avanzato o estremamente avanzato, anche per dare una possibilità al paziente di un estremo tentativo di terapia, e può essere considerata di routine nei glioblastomi e nei glioblastomi multidifferenziati. E può essere di grande aiuto nei tumori, soprattutto della pancreas e del polmone. A questo bisogna anche dire, però, aggiungere che per non creare delle facili speranze vi è la necessità di ulteriori trial per confermare questi lavori, ma che comunque la dieta chetogenica nel trattamento oncologico si pone come un importante aiuto, ma non come terapia univoca del tumore, ma come importante aiuto per permettere al paziente una migliore qualità di vita, un maggiore effetto delle terapie e un miglioramento generale della sua condizione. Noi attualmente nel mio centro, la Città della Salute e della Scienza di Torino, stiamo portando avanti un trial che prevede nei pazienti con tumore alla mammella pre-intervento chirurgico di utilizzare una dieta chetogenica che comprende ipocalorica a seconda del metabolismo di base 3 giorni prima della chemioterapia, durante il giorno di chemioterapia e 3 giorni dopo la chemioterapia, e per il resto del periodo la donna ha una dieta mediterranea a basso indice glicemico per poi riprendere la chetosi. Quindi è una chetosi a fasi praticamente. Abbiamo attualmente fatto solo 16 pazienti, 10 interventi e 6 controlli.
i dati preliminari, se posso cominciare a darli, sono che tutte le pazienti, nessuna esclusa delle pazienti che sono arrivate all'intervento chirurgico del gruppo chetogenica, avevano una dimensione del tumore decisamente, significativamente ridotta rispetto alle pazienti del gruppo di controllo. Quindi questo ha facilitato il chirurgo nell'eradicazione del tumore.